Veramente l'amico Smurro, l'avvocato Smurro, mi assegna un compito molto superiore alle mie forze, anche nel senso di poter esprimere quella commozione. Era un premio imprevisto e immeritato, certamente. Come dire, soltanto parlerò allora di che cosa? Lascerò da parte me stesso il premio e parlerò un pochino di come si configura, almeno a me, il compito storico del vostro movimento, del vostro nostro movimento. Vale a dire, questo movimento nasce. Come definire, cercare di definire storicamente che cos'è questo movimento? Cosa importante, perché quel che leggo rispetto alla sua definizione non mi pare proprio troppo preciso. Bisogna sempre ricordare che questo movimento nasce dalla contestazione, è un'altra faccia della contestazione, vale a dire contesta anch'esso l'esistente, ma l'esistente non è più quell'esistente contestato dai movimenti che sappiamo allora. Notiamo che nasce nel 1900, o almeno prende forma nel 1969 questo movimento, proprio quindi negli anni della contestazione. E con la contestazione ha un rapporto perché contesta l'esistente, ma mentre gli altri movimenti contestativi, in fondo, hanno contestato gli aspetti superficiali dell'esistente, invece il nostro movimento cosa ha fatto? Ha contestato, in qualche modo, i potenti, i padroni della cultura. Ha contestato quella repubblica, possiamo dire, delle lettere, per usare un termine settecentesco, che ha ancora il reale dominio delle menti, delle cose, e che ha prodotto tutto quel lavoro, tutta quell'opera, diciamo, di secolarizzazione, di scristianizzazione, che è avvenuta in questo secondo dopoguerra. Ora, diciamo pure che questo potere dei padroni del pensiero non era stato contenuto o combattuto abbastanza da altre forze di ispirazione cattolica. Questo è un dato, senza criticare, vorrei riportare critica a nessuno, però bisogna riconoscere che le altre formazioni, altre formazioni di ispirazione cattolica, non avevano completamente assolto questo compito. Inutile vedere le ragioni, per esempio prendiamo qua il rapporto con la Democrazia Cristiana, dobbiamo pure trattarne di questo rapporto. Dunque, la Democrazia Cristiana ha grandissimi meriti, ma la Democrazia Cristiana si formò contro il fascismo, poi consolidò la sua posizione come partito nella lotta, se possiamo dire, contro il comunismo, e indubbiamente ha avuto meriti notevolissimi in questo. Però
intanto cresceva per il cristianesimo, per il cattolicesimo, un altro avversario che in fondo negli anni 50 non era neanche previsto e che non poteva essere previsto da uomini già maturi o comunque uomini fatti in quegli anni, e vale a dire quella che possiamo dire, insomma, la forma di religione o di antireligione che è propria della società opulenta, opulento, consumistica, come volete chiamarla, quell'avversario che oggi è l'avversario più potente, più pericoloso, assai più del comunismo oggi. Occorreva per una formazione nuova atta a questa lotta una sensibilità particolare capace di comunicarsi ai giovani. Questa sensibilità l'ha avuta appunto Don Giussani e i suoi collaboratori e amici e amici. E sono veramente riusciti a incidere nell'animo dei giovani, come mostra questo meeting, come mostrano queste manifestazioni che ormai durano da 10 anni, la loro riuscita che non trova riscontri nelle altre varie fiere dei vari movimenti, dei vari partiti. Quindi rispetto ai primi 10 anni, non c'è che da compiacersi questo risultato. Il problema è prendere sempre più coscienza di questo compito storico, di questo compito a cui voi siete stati chiamati, possiamo dire davvero, dalla storia o dalla provvidenza. Comunque è un compito a cui state assolvendo. È un compito nuovo, relativamente nuovo, si intende, rispetto alla tradizione cattolica recente, e che non può essere confuso con i compiti già assolti da altre formazioni. Compito che non è immediatamente politico e che non va confuso con i compiti, che non va confuso come oggi si tende a fare da parte di molta pubblicistica, con un riassorbimento del movimento nella politica. Ho letto anche recentemente sui giornali che CL, nato come una specie di ordine religioso, sarebbe poi per diventare una corrente di partito, o anzi sarebbe per diventare soggetto a un determinato clan. Ora non c'è nulla di vero in questo. Il movimento naturalmente, essendo nato per orientare questi giovani nel mondo di oggi, non può non incontrare la politica, perché semplicemente perché non mira affatto a essere un partito. Un partito naturalmente deve preoccuparsi del risultato, del successo.
questa è la legge a cui i partiti sono soggetti. Un movimento invece si occupa della formazione morale e religiosa. Quindi, quindi ho dato questo esempio, perché questo articolo, del resto fatto bene, è un articolo benevolo con rispetto a CS. È benevolo, ma c'è da rispondere semplicemente che sbaglia nel suo indirizzo, perché CL non intende assolutamente confondersi con una corrente di partito. Direi che però in CL abbiamo, a differenza di altri movimenti, un sicuro intuito della realtà presente. Un sicuro intuito degli avversari che il cattolicesimo incontra nella realtà presente, un sicuro intuito nel non confondersi con altri movimenti cattolici che pretendono magari di essere moderni, ma che in realtà non soddisfano affatto le aspirazioni della gioventù di oggi e che non sanno cogliere quello che è il travaglio della gioventù di oggi. E non lo sanno cogliere perché alludo ai movimenti, diciamo, di indirizzo in qualche modo, per dire in grosso modo modernistico, che si vogliono essere post-conciliari e che in qualche modo in nome di questo spirito post-conciliare vogliono gettare a mare tutta la tradizione precedente. Ora, questi movimenti non incidono sulla mentalità giovanile. Viceversa, questo movimento che è accusato di essere tradizionalista, in questo senso lo è, nel senso però del Papa Giovanni Paolo II, ecco, non nel senso, riesce veramente a incidere, riesce veramente ad avere quel famoso senso della storia di cui tante volte si è detto, e che invece i critici di CL mostrano di non possedere. Adesso posso passare i limiti del tempo che mi è concesso, i limiti del tempo, e quindi cedo la parola al...